Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale di Seven Vanquisher. È da un bel po' che non recensisco niente né faccio video perché ovviamente ci sono state le ferie di mezzo, quindi siamo ritornati attivissimi. Facciamo un bel video acquisti di settembre. Troverete anche alcuni pezzi di agosto che ovviamente ho recuperato, ma non potevo prenderli prima perché ovviamente ero impossibilitato dalle ferie. Appena sono tornato a casa ho provveduto. Cominciamo con Planet Manga, Gurren Lagann volume 2, Sfondamento dei Cieli, il riadattamento versione manga dell'anime. Sinceramente non so neanche perché lo compro. Lo compro perché, siccome ho adorato talmente tanto l'anime che non posso farne a meno, compro anche il manga. Se volete entrare nel fantastico mondo di Gurren Lagann, ragazzi, non leggete il manga, ma guardatevi l'anime perché. Vabbè, lo capirete voi perché. Comunque, Gurren Lagann numero 2. Proseguiamo sempre con Planet. E abbiamo una fantastica novità. Black Lagoon numero 9. Questo è anche un riadattamento dell'anime. Ovviamente Black Lagoon ha iniziato da poco in Giappone, in Sollevante, la terza serie anime, di conseguenza si sta riadattando il manga e va a seguire la trama. Rei Noe non ha bisogno di presentazioni. Black Lagoon numero 9. Inferno e Paradiso è, ahimè, purtroppo finisce uno dei manga più belli di Ogura Ito, in arte Ograte, sicuramente il suo manga più profondo, più sentimentale, più coinvolgente, più fantastico. Questo è uno dei miei manga preferiti. Non ho mai avuto modo di recensirlo perché ci sono recensioni sulla rete, in rete anche ottime, secondo me molto, molto oggettive, molto, molto ben fatte, che mi sembra quasi un'inezia mettermi a recensirlo perché praticamente si può trovare di questo manga qualunque cosa. Comunque, vabbè. Inferno e Paradiso numero 20, l'ultimo di Ogureito, Ograte. E per finire con Planet Manga ho preso Samurai di Perchio, i primi due numeri con il poster in regalo. Era un pack della Planet che faceva come promozione a questo nuovo manga. È un manga disegnato dall'autore di Codebreaker, se non sbaglio, che a me fa cagare. Premetto, però, siccome il manga, vabbè, è uno shonen, ma è uno shonen che tratta di combattimenti, spade e katane. A me queste cose piacciono abbastanza, quindi l'ho preso, diciamo, per provarlo. Se poi fa cagare, vabbè, non lo continuo. Quindi, Samurai di Perchio di Akimine Kamijio. Sempre per Planet Manga. Continuiamo con J-Pop. Finalmente Masurao numero 2. Raga, questo è un manga fantastico. Ne ho prima di questo video troverete la recensione di Masurao perché l'ho recensito poco prima di subito prima di questo video che sto facendo adesso. Un manga pieno di azione, pieno di humor. C'è anche una piccola storia d'amore, veramente bello, tante mazzate. Se amate i manga alla GTO, alla Slam Dunk, nel senso di humor mixato a mazzate, questo non dovete assolutamente perdervelo. Masurao di Shinichi Sakamoto, questo è il numero 2, sarà composto in 7 volumi per J-Pop al prezzo di 5,90 euro, consigliatissimo. Continuiamo con Record of the Lodoss War, la leggenda dell'eroico cavaliere. Questo è il quarto volume, il quarto di sei volumi. Vabbè, la storia originale è di Ryo Mizuno, era già stato pubblicato anche il manga precedente, illustrato da Masato Natsumoto. Non ha bisogno di commenti neanche Record of the Lodoss War, la serie anime molto famosa degli anni 90. È stata passata anche in televisione, quindi avrete avuto sicuramente modo di vederlo. Un buon manga, fantasy, per chi ama il fantasy, combattimenti, elfi, draghi, nani, umani, mezzi umani, eccetera. Sicuramente un manga da fare vostro. Record of the Lodoss War, la leggenda dell'eroico cavaliere. Continuiamo il video con la parte 2.